Che cos'è questo progetto che interessa il grattacielo di Ferrara? È una grande opportunità che è legata alla natura della legge, che nelle condizioni dell'immobile del grattacielo trova la sua massima possibilità di sfruttamento, perché per i numeri e per il rapporto che c'è fra le unità private, cioè gli appartamenti privati, e le parti comuni. Tutto questo va nella direzione di sfruttare al massimo quelli che sono i massimali che la legge prevede per gli interventi. Parliamo di super bonus 110, nell'accezione di sisma bonus, eco bonus. Nella scelta di progetto di scegliere due materiali diversi che collaborano tra di loro. Uno è il rame, e ha un vantaggio che, essendo una superficie innanzitutto incorruttibile, per cui rimane, vuol dire zero manutenzioni per secoli, direi. Ma l'elemento importante è che costituisce parete rifrangente o riflettente, che impedisce così il riscaldamento delle parti esposte. L'altro materiale invece, qui è l'arma segreta dell'intervento, è un materiale che ha una capacità, è un vetro con capacità fotovoltaiche, il che significa che invece di mettere i soliti pannelli solari scuri eccetera, e necessariamente magari a tuo soffitto, questi vengono messi come paramento a parete. Visto che 76 metri d'altezza per sviluppo, potete immaginare che tipo di pannello, macro pannello fotovoltaico viene fuori. La bellezza di questo materiale è che non fa vedere la sua natura fotovoltaica. Qui la scelta di questa materia già prefigura un edificio che sarà interamente rivestito, per cui lo riconnatura sostanzialmente. In più si aggiunge la questione degli infissi, che vengono ricambiati tutti. Quali sono i passaggi di questo grandioso progetto? Perché veramente non si è mai visto un progetto del genere al grattacielo. Questi passaggi a questo punto sono meramente amministrativi e passano tutti dall'assemblea di condominio, che dovrà deliberare e scegliere questo progetto, chiaramente. Nel momento in cui si auspica che venga scelta questa versione, che ripeto è a 0 euro per il condominio, non c'è un benché minimo onere. L'altro passaggio, una volta deliberato e scelto il progetto, ci sono circa 2 mesi di lavori propedeutici, che sono rilievi, ispezioni dei cementi, eccetera, impiantistica. Da questo si evince un progetto esecutivo che porta alla contabilità, che porta all'inizio dei lavori. Dopodiché noi stimiamo in circa 18 mesi i lavori di cantieramento puro, tenuto conto che i materiali hanno dei tempi abbastanza lunghi per essere nel frangente attuale, per essere reperiti. Il fatto che noi ci avvaliamo di un'impresa di portata, insomma, internazionale in questo caso, è una delle garanzie che ci consente di accedere ai materiali con minore fatica che con imprese più piccole.